Buongiorno a tutti, bentornati su questo canale che parla di fotografia. Oggi ci occupiamo di una macchina fotografica, ancora una volta sovietica, ed è un vero e proprio clone delle prime Leica. Parliamo della Fed 1. Abbiamo già detto in altre occasioni che la Fed era una fabbrica sovietica nata da una comune che si occupava della realizzazione di macchine fotografiche. Alcune vere e proprie copie, altre più o meno originali. Comunque sono famose per rappresentare una vera e propria clonazione delle prime Leica a telemetro realizzate negli anni 30. In particolare la Fed 1 prende ispirazione, ma non solo prende ispirazione, praticamente copia, perché questo era lo scopo per cui era stata prodotta. Copie delle Leica 2 del 32 e realizza questa macchina fotografica che praticamente è tale e quale ed è stata realizzata nel 1900, fin dal 1934. Questo è il primo modello, la Fed 1, ed è la macchina che prendiamo in considerazione oggi. Prima di parlare della macchina, però, vorrei fare una piccola precisazione, cioè la Leica ha rappresentato certamente un punto di svolta, cioè è un riferimento storico, perché è stata la prima macchina fotografica che ha portato il formato piccolo praticamente e ha dato la possibilità ai molti fotografi di realizzare fotografie tenendo in mano un apparecchio portatile, piccolo, maneggevole, riducendo ovviamente le dimensioni del fotogramma. E questo è un merito che le si riconosce. Insieme a questo è stato La macchina è stata realizzata in una modalità tale che ha costituito un esempio per tutto un tipo di produzione a venire. In alcuni casi, come la produzione sovietica, è stato lo stimolo per realizzare delle vere e proprie copie, proprio dei cloni, e questa qui ne è un esemplare molto rappresentativo. Ma poi successivamente, io più che copie o cloni, direi che ha rappresentato un modo di realizzare macchine fotografiche a cui si sono ispirati parecchi produttori in Italia, in Germania stessa, in Giappone, negli Stati Uniti. Molti sono ispirati a questo tipo di macchine. Infatti, il telemetro, in particolare, è stato realizzato per tantissimi anni, ancora oggi, un tipo di macchina fotografica. Per esempio, a me piace moltissimo fotografare con macchina telemetro. Però nella realizzazione, allora, per esempio, mi sto riferendo per dire alle Canon P, alla Canon 7, oppure tutta quella serie di produzioni di macchine italiane che viene identificata come copia di copie Leica, ma non sono copie Leica, secondo me, cioè queste sono copie Leica perché sono dei veri e propri cloni, ma le altre sono macchine che si ispirano ai principi realizzativi e tecnici che hanno che sono alla base delle Leica, sia la Leica Vite sia la Leica M. Perciò quello che volevo dire, non trattiamole tutte come copie. Non può essere una macchina che è realizzata a telemetro, che ha una forma, che tra l'altro poi si ispira per forza a questo genere, ma come la vuoi fare una macchina fotografica portatile, piccola, maneggevole, se non con queste forme, con queste dimensioni? Se la realizzi tale quale è una copia, ma se non la realizzi nella stessa maniera identica, non puoi definirla copia. Io la vedo così, c'è una macchina che si ispira a quel genere di fotocamere che costituiscono comunque un punto di riferimento. Ecco, la Leica a vite, le Leica M costituiscono un punto di riferimento e lo hanno fatto per tutta una serie di produzione a venire, successiva. E hanno ispirato tantissimi modelli, ma secondo me non sono delle copie, non sono copie, mentre questa lo è, questa è una copia, la Fed 1 è una copia e di questa ci occupiamo oggi. E torniamo alla nostra Fed 1. Allora, i sovietici avevano un modo di produrre, di realizzare macchine veramente bizzarro, se possiamo dire, perché questa macchina veniva prodotta in Ucraina, ma
Nei sobborghi di Mosca, e in particolare nel sobborgo di Krasnogorsk, veniva realizzata la Zorki, la prima Zorki. Ecco, io adesso ve le metto vicine. Uno, vi sfido a dire quale delle due è la Zorki, quale delle due è la Fiat. Sono macchine identiche, questi realizzavano macchine. Questo era il clone della Leica, questo era il clone del clone, tutto così. Sono intercambiabili gli obiettivi, puoi mettere l'Industrial 22 che è lo stesso sul corpo la Zorki, Zorki sul corpo Fed. Vedete? Guardate che roba. Quindi in questo caso parliamo della Fed, ma possiamo parlare indirettamente anche della Zorki. Sono identiche. Sotto sono identiche. Dietro sono identiche. Io credo che nella produzione di massa sovietica quella volta si realizzava, cioè le stesse macchine venivano prodotte da una parte, dall'altra. Ovviamente il controllo qualità era bassissimo, per quello che alcune macchine ancora oggi funzionano e altre invece non funzionavano neanche 15 giorni dopo averle comprate, probabilmente. Però tant'è. È così, quindi mettiamo da parte la Zorchi che abbiamo visto, possiamo parlare indifferentemente di uno o dell'altro, tanto sono due macchine praticamente uguali. E occupiamoci della Fed, non prima però di fare un'altra piccola introduzione di tipo storico, se vogliamo. Perché? Perché queste macchine erano talmente uguali alle Leica che avevano costituito spesso la base per delle contraffazioni. Cosa facevano? Sulla calotta superiore, o veniva a brasa questa parte, oppure se non era presente, venivano incise delle scritte che poi erano spacciate per Leica. Addirittura venivano fatte delle versioni particolari, no? Commemorative, oppure appartenenti a chissà quale corpo dell'esercito. Assurde, che però inducono spesso in errore le persone che in maniera un po' avventata magari le comprano. Allora, vi posso dire una cosa, da ragazzo ammetto di essere stato imbrogliato anch'io perché ho comprato una macchina credendo fosse Leica e c'era scritto solo Leica qui sopra, non c'era scritto nient'altro. E l'ho comprata credendo che fosse quella. Una mia leggerezza, ero giovane, cosa ti posso dire? E invece era una normalissima Fed. Ancora non ho capito quale fosse la differenza veramente constatabile, e cioè ci sono dei piccoli accorgimenti per riconoscerli. Per esempio, vi faccio un esempio stupido, anche proprio dal punto di vista tattile, cioè le finiture. Questa sorta di copertura in vulcanite non è la stessa dei corpi Leica. E che vi posso dire? Gli ingranaggi stessi, i vari, vedete, il movimento, adesso ovviamente non posso farvelo sentire, il movimento stesso della pomello di avanzamento. Insomma, sono tante le cose. Il movimento dell'obiettivo, se scorre abbastanza bene o meno, sono parecchie cose che al tatto, soprattutto al tatto, oltre che alla vista, ma soprattutto al tatto, ti fanno capire che si tratta di un clone. Questa è un clone della Leica 2. Io non ho la Leica 2, ma ho la Leica terza F. Se le mettiamo vicino, diciamo che la differenza si riesce a capire sia visivamente che in maniera tattile. Lasciamo perdere le scritte che qui sono in russo, sì, e qui sono in tedesco, perché comunque contraffacevano anche quelle. Però, insomma, non è difficile riconoscerlo, dai. Adesso le metto la parte superiore.
Vi dico, non possiamo fare un confronto diretto perché questa è degli anni, anche questa macchina sotto degli anni 50, però è il primo modello. Questa qui invece è degli anni 50, ma non è la Leica 2, insomma. Però come vedete restano sempre molto simili tra loro. Quindi attenzione, attenzione, non badate solo alle scritte che ritrovate sul corpo macchina, ma fate una piccola indagine sui vari piccoli componenti e tante particolarità minime che però vi fanno capire se siete davanti a una copia, no più copie, basta un clone o una Leica vera. Questo comunque si acquisisce con l'esperienza. E veniamo finalmente ad occuparci di questa fotocamera che comunque a me piace, vi devo dire la verità. Clone o non clone, funziona, è bella, a me piace. Allora, come è fatta? Parliamo di questa, ma parliamo, potremmo parlare della Zorch, come vi ho già detto, potremmo parlare della Leica 2. Parliamo di questa. Il frontale presenta questo obiettivo retrattile, collassabile, chiamiamolo come volete, che è un Industar 22. Controllo per sicurezza, sì, 3,5. Per il suo funzionamento si estrae, vedete da questa posizione. Ed è pronto all'uso. I diaframmi si regolano sulla parte anteriore. Vedete, questo anello ci dà la possibilità di selezionare il diaframma desiderato. Per la messa a fuoco si preme questo pulsantino, si libera l'avanzamento della ghiera e si regola la messa a fuoco. È una cosa molto semplice. Poi troviamo due finestrelle. Una per il telemetro e una per il mirino. Telemetro e mirino. Il telemetro in questo caso è molto ben contrastato. Non posso farvelo vedere direttamente dalla macchina, però è molto ben contrastato. A differenza invece di quello che ho visto qua nella Zorchi, dove è leggermente disassato, però altrettanto funzionante. Prima differenza che ho trovato a distanza di anni, ecco, cioè. Io ho notato nella mia breve e piccola esperienza che le Zorchi sono meno curate rispetto alle Fed. Allora, perché lo dico? Ho avuto la conferma con questo modello qui, Zorchi prima e Fed prima, ma poi ho avuto anche la possibilità di riscontrarlo in una vecchia Zorchi 4 che avevo di mio padre. Rispetto per dire alle Fed 3, alle Fed 4, ancora sono molto affidabili anche dal punto di vista e soprattutto dal punto di vista dell'otturatore, perché l'otturatore delle Fed che ho avuto tra le mani sono sempre ancora precisi, mentre invece tutte le Zorchi 4 che ho avuto, che mi sono passate per le mani, tra l'altro che ho avuto anche la possibilità di ricomprare, perché poi dopo conosco delle persone che me le possono fornire. Tre Zorchi 4 diverse, tutte con i tempi lenti al di sotto di un sessantesimo che non vanno, la tendina non chiude, rimane a metà, compresa quella che ho a casa. Quindi probabilmente un difetto proprio della progettazione. Mentre invece le Fed, la 3, la 4, scusate, la 4 non ce l'ho, la 5, quelle vanno. Boh, probabilmente in Ucraina lavoravano meglio che in Russia. Non lo so, penso io, sono mie considerazioni, prendetele come tali. Comunque, diciamo del telemetro perché il telemetro non è accoppiato, quindi quando noi fotografiamo con questa macchina, guardiamo prima in questa finestrella per vedere per regolare la distanza della messa a fuoco con il telemetro, poi inquadriamo, ma questo anche con le Leica, eh? Le prime Leica era la stessa cosa, e anche con questa, con la terza F uguale, stessa cosa. Stessa identica cosa. E siamo agli anni 50. Questa macchina, anche questa, perché dicevo che è degli anni 50? Perché è il tipo 13. Cosa vuol dire? Vuol dire che i sovietici, parliamo di sovietici, vedendo l'Ucraina nell'Unione Sovietica in quegli anni, avevano realizzato una quindicina di tipi di Fed 1. Che si distinguono tra loro per le iscrizioni. Ecco, questa che porta questa scritta Fed così appartiene al tipo 13 e 14 e
e risale agli anni che vanno dal 53 al 55. Altrimenti è scritto Fed qua sopra, c'è la numerazione, insomma, piccolissimi particolari comunque che fanno capire se hanno di fronte a una macchina realizzata negli anni 50. Allora, cos'altro vogliamo dire? Davanti abbiamo detto tutto, non ha l'autoscatto questa macchina e guardiamo come è fatta nella parte sopra. Allora, la parte sopra, questo è il pomello di avanzamento del film e sotto troviamo la ghiera per il contascatti funzionante. Poi, questo è il pulsante di scatto, il selettore dei tempi, ricordiamoci sempre, lo dico ogni volta, di cambiare i tempi soltanto quando l'otturatore è carico con le macchine russe, tempi che vanno da un 25esimo a un 500esimo più B. Come funziona? Si alza, adesso carichiamo, si alza questa ghiera e si sposta. Ecco, adesso ho selezionato, non ho visto, ho selezionato il tempo veloce ovviamente perché è un 250esimo. Poi la slitta per il flash, il manettino per il riavvolgimento. Il riavvolgimento, bisogna cliccare qui sopra, vedete, spostare la leva, ecco così, e azionare questa levetta davanti su A, così. Dopodiché si può riavvolgere il film. Sotto abbiamo la chiavetta per l'apertura del dorso, non del dorso, scusate, della base. La presa per il cavalletto e vediamo un po' come si apre. Si gira come le Leica. Il dorso non si apre come le Leica. Allora, come si fa? Si estrae il rocchetto, si inserisce la pellicola qua, ma ricordiamoci che la pellicola va tagliata. Allora, cosa intendo dire per tagliamo la pellicola? Quando noi prendiamo un rullino abbiamo questo, no? La linguetta tiriamo fuori, abbiamo questa curvatura per l'inserimento nel rocchetto ricevente. Per quanto riguarda il clone Leica e quindi anche le Leica, quella curvatura è un po' allungata. Adesso qui vedete che ho un rullino che ho già utilizzato per controllare la spaziatura in un'altra macchina. Comunque lo utilizziamo con questo. Operazioni che compio sono: svito l'obiettivo della Fed e imposto la macchina su B, in questo caso già impostata, vedete, sulla posa B, così ho l'otturatore aperto e questo mi consente di controllare il regolare avanzamento della pellicola. Poi cosa faccio? Parte destra il rocchetto ricevente, parte sinistra l'avanzamento della pellicola. E allora, come faccio? Faccio così, questo va così, ok, questo va così. Ok, quindi così, così. Inserisco nel rocchetto ricevente la linguetta della pellicola. Scusate, ma farlo di fronte alla macchina. Ecco, vedete, così. Sì, così come messo, lo inserisco nella macchina, cioè questo qua, avendo cura di far passare la pellicola. Magari cerchiamo di avvolgere un po' di più, ecco così, non è semplice farlo davanti alla telecamera. Allora si inserisce, ci siamo riusciti forse. A questo punto carico e apro l'otturatore della macchina e controllo la pellicola. Vedete, è un po' bassa. È un po' bassa. Faccio così. Devo regolarla in modo tale che scenda ulteriormente.
Ecco, questo non era entrato del tutto. Vi assicuro che nella Leica è più semplice, eh? Ma molto più semplice. Dunque, questo non era entrato del tutto, questo è entrato del tutto. Ecco qua, dopo un po' ci si riesce, con un po' di pazienza. E si chiude. Abbiate pazienza, ma io meglio non riesco a farvi vedere. Allora, proviamo. Avanziamo. Così dovreste vederlo. Vedete la pellicola? Adesso lasciate perdere la riga che corrisponde a quello, credeci anche un 3 per le nuvole. Vedete che la pellicola è perfettamente a posto. In questo caso la macchina è carica. Io vi chiedo scusa, ma purtroppo l'operazione, questo sulla Fed è la prima volta che lo faccio, quindi è stata un po' lunga. Spero comunque vi sia servito per avere un'idea poi dopo. Quando dovete caricarle. Sulla Leica, è altrettanto macchinoso, però è un po' più semplice. So perché. Sarà sempre il discorso delle tolleranze, dei vari accoppiamenti dei materiali, va a capire. Comunque la macchina così è pronta per essere utilizzata. Per il riavvolgimento, bisogna muovere questa linguetta in questa direzione. Alziamo il manettino di avvolgimento. E gira. Ok, si è liberato. Apriamo e estraiamo la pellicola. Allora, in fondo non è una cosa complicatissima, bisogna avere un po' di pazienza perché queste macchine sono fatte così. E la macchina è pronta per essere riutilizzata nuovamente. In conclusione, una macchina divertente che richiede una certa pazienza. Allora, perché richiede pazienza? Perché l'inquadratura va fatta prima col telemetro, quindi una volta trovata la distanza giusta, poi l'inquadratura vera e propria della fotografia si fa sull'altra finestrella, quella del mirino. Ma prima bisogna caricarla, bisogna caricarla, avete visto, insomma, c'è un po' di manualità, comunque dopo ci si riesce. Se seguite l'accorgimento che vi ho detto, e cioè quella di utilizzare la posa B per avere un riferimento chiaro per il regolare scorrimento della pellicola, perché guardate che è facile che se la pellicola non è proprio in piano viene un macello, quindi controllate l'avanzamento qui, il primo fotogramma, sacrificate eventualmente il primo fotogramma, dopodiché siete sicuri che la macchina va bene e potete utilizzarla tranquillamente. Io spero che questo video vi sia servito, vi sia piaciuto, vi abbia interessato. Se vi è piaciuto vi chiedo di mettere un like, se vi va iscrivetevi al canale, vi ringrazio per l'attenzione e vi rimando al prossimo. Ciao a tutti.